Seconda scuola di decoupage. Allora, in questo caso utilizzeremo queste bellissime carte con tanti paesaggi e la pallina dei nastri di Mirta. Ho precedentemente messo un po' di chalk bianco in modo da in modo che la nostra carta non prenda il colore dello sfondo del legno. Vado ora a fare, dato che ho selezionato già il mio pezzettino di carta, lo stropiccio un pochino così rimane un po' più morbido da incollare. Cola da decoupage sotto. Stendo la carta e colla da decoupage sopra. Lascio l'effetto un po' così strappato. Perché comunque andrò a fare un po' un effetto simil pittorico, ovvero posso anche già iniziare con un piccolo tamponcino e una palette di colori che rimanga comunque molto in tema. Quindi utilizzo un chalk tortora, un chalk cashmere e un azzurro celeste. Vado a tamponare e a sfumare un po', riprendendo un po' i colori del paesaggio. Quindi parto di più da un azzurro. Qua dove c'è la neve invece non faccio l'azzurro, ma vado direttamente con il bianco o il cashmere. Man mano che vado verso l'esterno, riempio di più con un tortora, che è il colore che si avvicina di più a questo tipo di legno qui, quindi questo legno di noce. Lasciando anche andare un po' di pomo di schizzo. Ovviamente non dovrò ricoprire tutta la pallina, ma giusto l'area dove ho fatto il decoupage. Si possono dare effetti con i glitter eventualmente. Adesso io ho una pasta glitter qui. Quindi per illuminare una pasta neve, anche semplicemente un po' di colla. Quando abbiamo ancora la colla da decoupage fresca, lasciare con cadere qualche glitter in modo che si attacchi. Ok, direi che abbiamo finito. Andiamo a mettere il nastrino. Mettiamo qualche bacca di mirto. La nostra pallina è pronta. Ciao, al prossimo tutorial.